Ieri la suggestiva e toccante Via Crucis nel Teatro Romano di Teramo, presieduta dal Vescovo di Teramo Atri, Sua Eccellenza Monsignor Lorenzo Leuzzi, con le meditazioni di San Giovanni Paolo II. Dopo la prima celebrazione nel 2019 e il conseguente stop forzato dovuto alla pandemia nel 2020, è tornata la rappresentazione della Passione di Gesù Cristo nel suggestivo scenario delle antiche vestigia del Teatro Romano. La Via Crucis è stata trasmessa in diretta sul nostro canale RT8 News 24, oltre che sul canale YouTube della Diocesi, per portare nelle case dei fedeli il sacro evento, vista l'impossibilità, a causa delle norme anti-Covid, di potervi partecipare in presenza. La ripartenza di questo avvenimento vuole essere un messaggio di speranza, fede e comunione, sia pure nella sofferenza che tutta la collettività vive con il perdurare dell'emergenza coronavirus, ha detto il Vescovo Leuzzi. In questi giorni, prima della Pasqua, annunciamo a tutti che con noi, nelle case e nelle vie delle nostre città, c'è Lui, il Maestro, che condivide e ci aiuta ad affrontare con coraggio le sfide del nostro tempo. Se cammineremo con Lui, anche noi risorgeremo per essere costruttori della civiltà dell'amore. È la vera ripartenza. Insieme siamo chiamati ad aiutare e sostenere i nostri giovani, a non aver paura di investire i propri talenti per costruire una società dove l'uomo vale per se stesso e non per qualcosa. Non abbiate paura, il Signore è sempre con noi. Buona e santa Settimana Santa.